Un messaggio di speranza parte oggi dal cuore della capitale per raggiungere le società in conflitto. Anche i problemi più difficili possono essere risolti pacificamente attraverso oneste negoziazioni. Questo è l'obiettivo del 14° Summit Mondiale dei Premi Nobel per la Pace, dal titolo Peace, Living It, in honor of Nelson Mandela, che si terrà a Roma da domani 12 dicembre a domenica 14. A presentare l'edizione 2014 in Campidoglio è il sindaco di Roma Ignazio Marino, insieme al sindaco di Cape Town Patricia De Lille, la presidente del segretariato permanente Caterina Zagradina e alcuni tra i premi Nobel. Sono felice di avere l'onore di riprendere questa tradizione per la città di Roma, anche se lo faccio con un filo di tristezza, perché quest'anno era stata organizzata a Città del Capo e il governo di quel paese ha rifiutato il visto al Dalai Lama e gli altri premi Nobel per la pace hanno deciso loro autonomamente, non è stata una decisione dell'Italia, di non recarsi a Città del Capo se non tutti i premi Nobel per la pace potevano entrare in quel paese. Roma è una città evidentemente aperta alla discussione sulla pace e soprattutto alla promozione della pace, e certamente avere qua personaggi, soprattutto tante donne che hanno in paesi dove è difficile sottolineare quanto è importante l'eguaglianza e la pace, e hanno messo a rischio la loro vita con gesti che possono apparire semplici, ma come togliersi il velo che copriva il volto, o come volersi laureare in giurisprudenza e poter esercitare la professione in un tribunale, o altre come Judy, che ha lottato per un'intera vita per liberare il nostro pianeta dalle mine anti-uomo nei vari continenti dove si trova. A confermare la loro presenza al vertice 15 premi Nobel, tra cui Mikhail Gorbachev, Sua Santità il 14° Dalai Lama, Betty Williams, David Trimble, l'arcivescovo Desmond Tutu, oltre a rappresentanti di istituzioni, organizzazioni e associazioni internazionali. L'evento vedrà anche l'annuncio del vincitore del Peace Summit Award, che nelle precedenti edizioni è stato assegnato a Sharon Stone, Sean Penn, Roberto Baggio, Annie Lennox, Bono, George Clooney, Don Cheadle, Peter Gabriel, Sir Bob Geldof, Cat Stevens, la nazionale di calcio italiana e Roberto Benigni.